Bentornati alle esercitazioni guidate di Programma al futuro. Oggi siamo all'ottavo appuntamento dei dieci previsti e quindi siamo decisamente a buon punto. Sto scorrendo la pagina del MOOC, cioè del corso online di Programma al futuro e come vedete quelle che sto scorrendo sono le lezioni precedenti alle quali potete accedere cliccando sui video corrispondenti. E sono tutte disponibili liberamente su youtube così come restano disponibili online le risorse interattive a cui queste esercitazioni guidate fanno riferimento che sono quelle pubblicate da code.org e eh, rese disponibili in italia da programma Il Futuro l'appuntamento di oggi dicevo è l'ottavo di questa serie quello che trovate qui e partendo da questa pagina potete, come faremo tra un attimo, seguire questi link per arrivare alla, alla risorsa interattiva passando attraverso il portale di Programma il Futuro. Vi ricordo, prima di iniziare l'esercitazione di oggi, che eh, come al solito, prima di utilizzare le risorse interattive di code.org, vi consiglio di fare login, cioè di entrare a vostro nome all'interno del sistema in modo tale che i vostri progressi possano essere tracciati. Questo tracciamento dei progressi serve innanzitutto a voi per ricordare che cosa avete già fatto e per eh, poter verificare quali sono i concetti che eh, le lezioni interattive che avete già seguito in qualche modo vi hanno indotto ad acquisire. Ma serve anche perché se eh, partecipate assieme ad una scuola a programma Il Futuro, al termine dell'intero percorso potrete avere un certificato di completamento che firmato dal vostro docente, oltre a, diciamo, ad avere il valore che intrinsecamente ha, cioè di riconoscervi il merito di aver portato a termine il, il percorso, vi comporta anche il riconoscimento di un credito eh, formativo universitario. Qualora decidiate di iscrivervi ad un corso di laurea che lo riconosce come tale. Tra questi c'è il corso di laurea di informatica applicata dell'Università di Urbino, per il quale io lavoro. L'altra cosa che invece potete fare qualora la vostra scuola non partecipi al programma di Programma al Futuro è quello di partecipare a titolo individuale e in questo caso sarò io stesso a certificare i vostri progressi se vi iscriverete alla, alla classe virtuale che io stesso gestisco all'interno delle risorse di Code.org. Per farlo basta cliccare sul link che è in evidenza in questo momento, MOOC 2015. Veniamo alla lezione di oggi. La lezione di oggi si chiama La contadina 3 semplicemente perché il personaggio che dovremo guidare scrivendo codice attraverso gli schemi di code.org rappresenta per l'appunto una contadina. Ma il tema della lezione di oggi è particolarmente interessante e un po' atipico perché è quello che in gergo si chiama debugging, cioè eh, il tentativo di individuare ed eliminare, ovvero correggere gli errori nel codice. Questo può sembrare una cosa tediosa e che non aggiunge molto a quanto abbiamo già visto, ma in realtà scrivere del codice che sia corretto appena lo scriviamo, cioè al primo tentativo, è praticamente impossibile, non capita quasi mai sinceramente. Quindi diventa essenziale saper riconoscere la presenza di errori, saperli individuare e soprattutto saperli correggere. Ecco allora che nel percorso di oggi ci verranno presentati come al solito degli schemi, ma diversamente dal solito in questi schemi troveremo del codice già scritto, dei blocchi già composti e potremo provare ad eseguirli per vedere che effetto producono. Vedremo anche che l'effetto che producono non è esattamente quello previsto da quello schema e dovremo capire come modificarli per riuscire ad ottenere l'effetto desiderato. Prima di iniziare voglio però dirvi due parole sul perché si parla di debugging. Debugging non ha eh, apparentemente nulla a che fare con la correzione di errori, ma il, eh, il termine nasce dal fatto che uno dei primi malfunzionamenti di un computer, che eh, risale in questo caso al 1947, quindi davvero al, all'inizio dell'era... Dell dell'elaborazione elettronica, era stato attribuito proprio ad un bug, cioè ad un insetto, nel senso che dopo diversi tentativi di cercare la ragione di un malfunzionamento di uno dei primi computer, in questo caso il computer si chiamava Mark II, dicevo, dopo diversi tentativi di ricerca della causa del malfunzionamento, hanno trovato una falena incastrata tra i circuiti e eh, staccata questa falena che ovviamente nel frattempo era morta, l'hanno eh, messa in mezzo alle pagine del diario in cui annotavano tutte le cause di malfunzionamento individuate e eh, ho trovato per voi in rete questa fotografia che riprende proprio la pagina del diario in cui come vedete con lo scotch era stata appiccicata la, la falena che aveva causato il malfunzionamento. E l'annotazione sotto a, questa, a questo reperto, diciamo così, è quella che ha dato origine al termine bug per indicare il malfunzionamento di un computer malfunzionamento che poi vedremo può essere causato dal software o dall'hardware, ma nel gergo ormai lo si attribuisce sempre all'hardware e quindi a dei problemi di programmazione, a degli errori di programmazione. Vedete che quello che c'è scritto qua è first actual case of bug being found, quindi vuol dire primo effettivo caso di un bug che da questo momento in poi eh, diventerà un sinonimo di, di errore di programmazione, ma che all'epoca ancora voleva dire insetto, trovato dentro un computer. Quindi da questo momento in poi gli errori di programmazione sono stati chiamati bug e debugging è l'operazione che eh, accompagna sempre la programmazione e che consiste nel rimuovere per l'appunto i bug, cioè gli errori, ovvero correggerli. Già che ci sono, vi faccio anche vedere come si presentavano i computer all'epoca. I computer erano fatti così. Questa è un'altra foto che ritrae eh, il primo computer propriamente detto chiamato Eniac, mentre questo è il progenitore del Mark II, cioè il Mark I, e come vedete non soltanto erano enormi, ma eh, avevano anche come interfaccia utente quello che vedete: cioè. Gli operatori non avevano a disposizione una tastiera né tantomeno uno schermo per uh, dare dei, dei comandi o per vedere che cosa stava succedendo. L'altra cosa che è bene che sappiate è che questi calcolatori, pur, pur avendo dimensioni come quelle che vedete, erano estremamente più lenti di quelli attuali. La eh, velocità è una delle caratteristiche principali dei computer. E quando acquistiamo un computer noi sappiamo che di questi tempi uno dei parametri che guardiamo è la frequenza. La frequenza è la frequenza del clock, cioè di un segnale che scandisce il tempo all'interno del processore. L'ordine di grandezza della frequenza oggi è quello del gigahertz. Gigahertz vuol dire un miliardo di cose fatte ogni secondo e quindi i processori che noi utilizziamo attualmente hanno una frequenza operativa che consente loro di fare miliardi di cose al secondo ovvero eseguire miliardi di istruzioni ogni secondo ebbene il mark 2 quello a cui si riferisce il termine bug riusciva ad eseguire una somma alla frequenza di 8 Hz, vuol dire che riusciva a farne 8 in un secondo e di moltiplicazioni riusciva a farne una sola. Quindi da allora, e sono trascorsi, visto che si parla del 1947, sono trascorsi circa 65 anni, beh, in questo tempo il, la velocità dei calcolatori è aumentata di più di un miliardo di volte. Bene, detto questo siamo davvero pronti ad iniziare e per farlo ritorno allo schema di programma al futuro che ci parla della contadina e apro le risorse di code.org che ci danno il benvenuto e ci chiedono per l'appunto di correggere il codice, ovvero fare debug del codice che ci viene proposto. Vediamo perché, la contadina la conosciamo già e sappiamo che lo scopo della contadina è quello di preparare il terreno per la semina e quindi dove trova una buca la deve riempire, dove trova un mucchio di terra lo deve rimuovere e questo è il codice che ci viene proposto. Proviamo ad eseguirlo e vediamo se funziona. Allora, vedete che al termine dell'esecuzione non soltanto non sono state colmate le buche e rimossi i mucchi di terra, ma la buca è diventata più profonda, profondità 2, e il mucchio di terra più alto, profondità e altezza 2 pure lui. Mentre all'inizio, come vedete, avevano profondità e altezza pari a 1. Quale sarà l'errore? Guardiamo il codice e vediamo che c'è scritto vai avanti, che è corretto, gira a sinistra, che è corretto, vai avanti di nuovo, e così siamo arrivati qua, ma a questo punto c'è scritto rimuovi anziché riempi. Ecco il bug. Questo è il primo bug che abbiamo trovato. Andando avanti, gira a destra, è corretto, vai avanti ancora, è corretto, ma vediamo che qua anziché rimuovi c'è cioè riempi. Questo è un altro bug e per correggerli entrambi ci basta scambiarli. Quindi qui dobbiamo prima di tutto riempire la buca e poi rimuovere il mucchio. Riattacchiamo questi due segmenti di codice e a questo punto dovrebbe funzionare. Quello che abbiamo fatto è stato debuggare, ovvero fare debugging o risolvere i problemi che il codice originariamente aveva correggendo gli errori di programmazione. Eseguiamo e verifichiamo che così sia corretto. La buca è stata riempita, il mucchio è rimosso e la contadina è soddisfatta. Passiamo al secondo schema. E come al solito. Il nostro scopo è rimuovere ciò che troviamo di irregolare nel riquadro di terra. In questo caso c'è un solo mucchio. Vediamo come funziona il codice e vediamo che la contadina si dimentica di girare. Guardiamo il codice e ci accorgiamo che in effetti il codice le dice solo di andare avanti e non di girarsi. In particolare in questo caso si dovrebbe girare a sinistra, è la nostra destra ma è la sua sinistra perché la contadina si sta muovendo verso di noi e dovrebbe girare dopo aver fatto due passi avanti, vedete, uno, due, dopodiché dovrebbe girare a sinistra e farne altri due. Quindi in questo caso il problema di programmazione non è un'istruzione errata, ma l'assenza di un'istruzione essenziale. Quindi dobbiamo andare a recuperare tra le azioni quella giusta, che abbiamo detto essere gira a sinistra e collocarla nel punto giusto. Ovviamente è essenziale che la collochiamo nel punto giusto perché altrimenti il codice non funzionerebbe e saremmo noi questa volta non a risolvere un errore ma ad introdurne un altro nel tentativo di correggere il primo. Proviamo ad eseguire e anche questa volta il problema è risolto. Andiamo avanti e ci troviamo di nuovo nelle solite condizioni, ma questa volta con un codice un pochino più complesso perché, tra le altre cose, prevede anche delle ripetizioni. Proviamo ad eseguirlo come al solito per vederne l'effetto. Anzi, prima di eseguirlo vi lascio ancora qualche secondo per dare un'occhiata al codice, dare un'occhiata allo schema e provare ad intuire dove saranno i problemi che incontreremo. Credo che l'abbiate già visto, ma ora proviamo ad eseguirlo per vedere insieme il problema prima ancora di provare a risolverlo. Vedete che gli spostamenti sono corretti, rimuoviamo il mucchio e quindi anche l'istruzione è quella corretta, ma lo rimuoviamo con 10 passi anziché quelli strettamente necessari entrambe le volte e l'effetto è che dopo aver rimosso completamente i mucchi continuando a scavare finiamo per creare delle buche quindi quello che dobbiamo fare tornando indietro è vedere effettivamente di quante rimozioni c'è bisogno a fronte di entrambi i mucchi che incontriamo e vediamo che la prima volta non sono 10 ma 5 e la seconda volta non sono 10 ma 7 quindi in questo caso Ciò che era sbagliato erano semplicemente i contatori, o meglio i, i numeri di ripetizione indicati nei due costrutti di ripetizione. Vediamo se così il codice funziona. Il primo mucchio è stato co rimosso correttamente e il secondo anche. Proseguiamo. E questa volta dobbiamo semplicemente riempire una buca che si trova in fondo ad un percorso rettilineo. Quindi per percorrere la strada che manca fino ad arrivare alla buca, vedete che utilizziamo un costrutto di ripetizione che dice semplicemente vai avanti di 5 passi. 1, 2, 3, 4, 5, sembra decisamente corretto. A questo punto qui c'è un'istruzione. Um, che dice di riempire la buca e questa istruzione è un'istruzione di ripetizione condizionata alla verifica di una condizione, cioè fin tanto che c'è qualcosa da fare fallo. Qual è il problema? L'avete già visto? Allora io sì, proviamo ad eseguirlo e vediamo se la nostra ipotesi è corretta. Vedete, la contadina non fa nulla. Perché? Semplicemente perché la costruzione del codice era corretta, ovvero la struttura, ma ciò che è sbagliato è la condizione. Perché le si dice di riempire fin tanto che c'è un mucchio, mentre invece ciò che deve essere riempito è una buca. Allora, quello che succede è che la contadina, arrivando a questo punto e vedendo questa condizione, si chiede, ma c'è un mucchio? La risposta è no e allora non esegue quello che c'è scritto dentro neppure una volta. Quindi per correggere il codice in questo caso ci basta cambiare la condizione. Non dobbiamo preoccuparci di guardare se c'è un mucchio ma piuttosto se c'è una buca. Dopodiché, individuata la buca, effettivamente dobbiamo continuare a riempirla finché la buca c'è. Quando la buca è completamente riempita possiamo fermarci e il codice termina. Proviamo a rieseguire e vediamo se questa volta il problema è risolto. Cinque passi avanti. Iniziamo a riempire la buca. E quando la buca è completamente riempita, la contadina è soddisfatta e lo schema è risolto. Anche questo è un tipo di schema che conosciamo già in cui la contadina deve muoversi a zigzag e quindi deve alternare passi avanti, svolte a sinistra, passi avanti, svolte a destra ripetutamente per percorrere tutto questo percorso che assomiglia ad una scala. <coughs> Durante questo percorso trova dei mucchi di terra che deve rimuovere. Quindi, oltre al vai avanti, gira a sinistra e gira a destra, troviamo anche delle istruzioni rimuovi. Vediamo cosa succede eseguendo il codice. Ai ai ai. qua abbiamo creato una buca, qua abbiamo rimosso correttamente il mucchio qua ha creato una buca, qua ha rimosso il mucchio e così via senza aspettare che finisca abbiamo già capito qual è il problema il problema è che i mucchi non si trovano tutti nella stessa posizione e quindi ripetendo questo codice sette volte non sempre dobbiamo rimuovere un mucchio tant'è vero che i mucchi non sono sette ma sono quattro per cui va da sé che se noi eseguiamo sette volte un segmento di codice che prevede di rimuovere il mucchio, c'è qualcosa che non va, perché alla fine dell'esecuzione del codice avremo rimosso sette mucchi avendone in origine solo quattro. Quindi vuol dire che sappiamo già, solo guardando il codice, che finiremo per creare tre buche, anziché spianare completamente il terreno. Allora qui che cosa manca? Qui manca qualcosa e questo qualcosa è una condizione. In pratica, per risolvere il problema, il modo più semplice è quello di inserire una condizione che verifichi la presenza di un mucchio prima di rimuoverlo. Quindi andiamo nel menu logica e utilizziamo la condizione se c'è un mucchio. Questa condizione la mettiamo proprio qui, in modo tale che la rimozione venga effettuata solo nel caso in cui il mucchio c'è. Se il mucchio non c'è, non c'è nulla da rimuovere e ci limitiamo a fare le mosse avanti, a sinistra, avanti, a destra, che sono necessarie per percorrere questo percorso a scala. Eseguendo ci accorgiamo che effettivamente la prima volta non facciamo nulla, poi rimuoviamo il mucchio, poi nulla, poi rimuoviamo, poi rimuoviamo, poi nulla. E infine rimuoviamo ed ecco terminato lo schema. Quindi riassumo un attimo i vari tipi di bug che abbiamo incontrato fino a questo momento. La prima volta c'erano due istruzioni scambiate, ce ne siamo accorti e le abbiamo invertite. La seconda volta c'era invece un'istruzione mancante e l'abbiamo inserita. La terza volta c'erano dei contatori sbagliati, ovvero del numeri di ripetizioni errati e li abbiamo corretti. La quarta volta c'era una condizione sbagliata, la quinta volta, che è quella che abbiamo appena completato, invece mancava una condizione. E quindi l'esecuzione avveniva sempre allo stesso modo a fronte però di condizioni diverse, inserendo la condizione apposita, cioè il giusto controllo abbiamo fatto in modo che eh, in tutte le situazioni la contadina si comportasse nel modo corretto portando a termine il suo compito. Andiamo avanti e ci viene presentata una situazione molto simile alla precedente in cui questa volta il percorso è sempre lo stesso come vedete, ma questa volta si alternano in modo peraltro irregolare dei mucchi e delle buche. Quindi se noi ci limitassimo ad eseguire il codice che ci viene proposto che è fondamentalmente lo stesso a cui eravamo arrivati con il debugging dello schema precedente. Noi ci limiteremmo a rimuovere i mucchi, ma non faremo niente per le buche. Vediamo se è vero. Vedete, questo lo rimuoviamo, ma le buche le lasciamo. Quindi non basta verificare che ci sia un mucchio, ma occorre anche verificare se c'è o no una buca. Questo possiamo farlo in due modi. Il primo modo è questo, cioè creare un'altra istruzione che verifica la presenza di una buca e se c'è la buca la riempie. Vedete, questo effettivamente funziona. Vediamo se ci sono delle alternative. Ad esempio un'alternativa è questa, cioè un costrutto che verifica la condizione, se la condizione è verificata esegue quello che c'è scritto qua, ad esempio la rimozione, se la condizione non è verificata che cosa fa? Fa qualcosa di alternativo. Questo qualcosa di alternativo non ha bisogno di essere ulteriormente condizionato, cioè non dobbiamo preoccuparci di verificare che ci sia una buca, perché qua vediamo che tutte le volte che non c'è un mucchio c'è una buca. Quindi questo questa soluzione qua, benché anche la precedente fosse corretta, è più efficiente perché si limita a fare un solo controllo anziché due. Quindi noi possiamo buttare via questo e con un solo controllo dovremo riuscire, se non abbiamo commesso noi stessi un errore, dovremo riuscire a risolvere tutto. Vediamo se è vero. Sembra proprio di sì. E così, come vedete, riusciamo a farcela in nove blocchi al posto dei 10 previsti. Benissimo. Possiamo proseguire e quindi in questo caso l'errore che abbiamo corretto era la gestione dell'alternativa, che il codice originale non prevedeva ma che era corretto prevedere. Siamo arrivati a eh, utilizzare le funzioni. Le funzioni, come ricordate, le abbiamo già utilizzate altre volte nelle lezioni interattive precedenti. Adesso ci troviamo a doverla correggere una funzione. Quindi la funzione in questione è rimuovi un quadrato, che vuol dire fondamentalmente rimuovi tutti i mucchi di terra disposti lungo un percorso quadrato. Questo codice all'interno della funzione prevede due cicli. Annidati l'uno dentro l'altro. Il più esterno, che si ripete quattro volte, cioè tante volte quanti sono i lati del quadrato da percorrere, e quello più interno, che invece serve a rimuovere i mucchi lungo un lato. Rimossi i mucchi lungo un lato, dice alla contadina di girarsi a sinistra, e quindi questo dovrebbe funzionare. Dovrebbe funzionare ma c'è un problema, problema che immagino abbiate già individuato, ma lo vediamo meglio eseguendo il codice. Vedete? Il problema era abbastanza evidente e potevamo dedurlo anche semplicemente contando quanti erano complessivamente i mucchi te di terra da rimuovere, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mentre invece le volte complessive in cui questo codice verrà eseguito sono 4x2, cioè 8. È evidente che questo codice non può bastare a completare questo schema. L'errore sta qui la lunghezza di ogni lato di questo quadrato non è 2, ma è 3. Quindi dobbiamo percorrere tre volte questo, poi altre tre, poi altre tre, poi altre tre per portarlo a termine. Notate anche che eh, noi in tutti questi schemi, quelli precedenti, ma anche questo, guardando attentamente il codice e immaginando nel funzionamento, saremmo in realtà in grado di correggerlo, cioè potremmo capire dov'è l'errore. Ma questo sforzo, in alcuni casi, è uno sforzo eccessivo perché il codice che viene scritto non è così breve come questi blocchi lasciano intendere, ma potrebbe diventare estremamente lungo per scrivere programmi complessi. Quindi l'idea di riguardare il codice per trovare l'errore senza, senza avere idea di dove l'errore si verifica e qual è il problema, può essere assolutamente dispendioso se non addirittura infattibile. Ecco allora che poter eseguire il codice e rendersi conto di dove c'è un problema è essenziale per riuscire poi a correggerlo. E qui tenete anche conto che eh, mentre lo eseguiamo noi vediamo che vengono illuminati i blocchi eseguiti in ogni istante. Quindi in realtà nel momento in cui si verifica un problema o non accade quello che noi ci aspettiamo, possiamo anche renderci conto immediatamente di dov'è il problema stesso o qual è il blocco che l'ha causato. Questo risolve lo schema e quindi possiamo anche in questo caso proseguire. Lo facciamo. Vedendo che questa volta la contadina ha di fronte a sé un percorso un pochino più complesso che ehm, può essere scomposto in due percorsi quadrati. Quindi le funzioni che ci, viene, che ci vengono fornite per risolvere questo schema sono rimuovi un quadrato e riempi un quadrato, nel senso che ci sarà un quadrato come prima eh, contornato di mucchi di terra da rimuovere e un altro contornato di buche da riempire. Anche qui il problema è immediatamente evidente, perché se noi guardiamo la contadina, vediamo che parte dal quadrato che è contornato di mucchi di terra da rimuovere, e invece la prima funzione che viene invocata è riempi un quadrato. Quindi sicuramente c'è qualcosa che non va. Per verificarlo proviamo ad eseguire e vediamo che effettivamente, anziché venire rimossi, i mucchi di terra aumentano la loro altezza. Quindi ricominciamo e scambiamo le due invocazioni alle istruzioni, alle istruzioni scusate, alle funzioni. Quindi in questo caso erano semplicemente scambiate le due invocazioni alla funzione rimuovi un quadrato e alla funzione riempi un quadrato. Dopodiché dovremo anche verificare che sia corretto lo spostamento in avanti di 5 volte, ma questo possiamo verificarlo preventivamente, 1, 2, 3, 4, 5, sembra proprio corretto. Quindi vediamo se in questo modo lo schema viene risolto correttamente e vediamo che è effettivamente così. anche le buche vengono correttamente riempite, restano le ultime due ed ecco fatto. Siamo arrivati all'ultimo schema. Quest'ultimo schema ci presenta una funzione invocata ripetutamente all'interno di un costrutto di ripetizione. Il costrutto di ripetizione è una ripetizione con contatore. E la funzione ha un parametro. Quindi diciamo, qui stiamo eh, vedendo molti elementi nuovi in questa lezione, ma già eh, introdotti nelle lezioni precedenti, che sono il, le ripetizioni con contatore e le funzioni con parametro. Quindi vediamo innanzitutto che cosa fa il codice così come ci viene proposto. Quindi lancio in esecuzione e vediamo cosa succede. Primo mucchio rimosso, il secondo mucchio non viene rimosso ma si riduce l'altezza e così per tutti gli altri, non vengono rimossi ma se ne riduce l'altezza. Ricominciamo e vediamo che cosa, che cosa effettivamente è successo. Vedete che benché il, la funzione sia parametrica, questa viene invocata correttamente sei volte infatti i mucchi da rimuovere sono 6, ma sempre con lo stesso parametro 1, il che significa che viene sempre chiesto di rimuovere un mucchio di altezza 1. Quando questo mucchio non era di altezza 1 ma di altezza maggiore, l'effetto è soltanto quello di ridurre l'altezza senza rimuoverlo completamente. Siccome fortunatamente abbiamo a disposizione un parametro che è il contatore, noi possiamo, anziché utilizzare la costante 1 come parametro passato alla funzione per dirle quanto è alto il mucchio da rimuovere, possiamo usare proprio questo contatore. E allora andiamo dal menu delle variabili e prendiamo la variabile counter che alla prima esecuzione di queste istruzioni varrà 1, poi varrà 2, poi varrà 3, poi varrà 4, poi varrà 5, poi varrà 6 e quindi ogni volta daremo alla funzione l'indicazione esatta dell'altezza del mucchio da rimuovere. Proviamo ad eseguire e vediamo se funziona. Vedete che stranamente, malgrado il nostro sforzo che sembrava andare nella direzione giusta, l'effetto non è cambiato. E allora dobbiamo capire perché. E per capire perché dobbiamo guardare in due pezzi di codice. Il primo pezzo di codice è quello che abbiamo appena modificato e dobbiamo chiederci, ma avremmo sbagliato qualcosa? Abbiamo fatto davvero la cosa giusta? In particolare qua c'è una variabile contatore che effettivamente assume il valore 1, poi 2, poi 3, poi 4, poi 5, poi 6 e questa variabile la stiamo passando correttamente alla funzione. L'altro luogo in cui andare a cercare il bug è proprio all'interno della funzione. E allora qua che cosa ci chiediamo? Diciamo, ma la funzione ha effettivamente il parametro, il parametro rappresenta effettivamente l'altezza, vediamo come lo usa. E ci accorgiamo che non lo usa semplicemente. Quindi abbiamo un bel dirle qual è l'altezza dei mucchi, ma se la funzione al suo interno non usa questa informazione, è ovvio che l'effetto non potrà dipendere dall'altezza. Cosa dobbiamo fare per ottenere l'effetto desiderato? Beh, quello che dobbiamo fare è fare in modo che il numero di ripetizioni dipenda dall'altezza, anziché essere costante. E vedete che qua invece c'è scritto di. Ripetere questa istruzione di rimozione del mucchio sempre e comunque una sola volta. Buttiamo via questa costante, andiamo nel menu delle variabili e prendiamo il parametro altezza. Allora, qui vi voglio far notare alcune cose prima ancora di provare se funziona. Che qua, coerentemente, noi riceviamo un parametro che interpretiamo come l'altezza e internamente lo utilizziamo dandogli coerentemente lo stesso nome, altezza. Questo parametro, al di fuori della funzione, si chiamava in modo diverso, perché aveva un altro ruolo, era il contatore di questo ciclo e qui ci eravamo limitati ad osservare che questa variabile di conteggio faceva proprio al caso nostro e rappresentava l'altezza dei mucchi da rimuovere. Quindi vedete che il nome della variabile che utilizziamo esternamente, che è counter o contatore che dir si voglia, non è necessariamente lo stesso utilizzato all'interno della funzione per rappresentare lo stesso parametro. Questo è molto utile perché vuol dire che questa stessa funzione che chiama al proprio interno altezza questo parametro potrà essere invocata in pezzi di codice che magari hanno nomi di variabili completamente diverse, purché il significato di quella variabile, nel momento in cui la invochiamo, sia quello dell'altezza del mucchio di terra da rimuovere. Quindi la coerenza è necessario che ci sia all'interno della funzione, cioè tra il nome del parametro e la variabile utilizzata all'interno della funzione, e all'interno del codice che invoca la funzione, in modo tale che il parametro che noi passiamo alla funzione assuma effettivamente il valore corretto. Ora non ci resta che provare ad eseguire questo codice riportando al punto di partenza, di partenza la contadina e vedendo se ora funziona. Il primo funziona ma aveva sempre funzionato, ma adesso come vedete funzionano anche gli altri. Benissimo, abbiamo completato lo schema che era l'ultimo, cioè il nono. Di questa lezione interattiva. Quindi, per oggi è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima volta con il nono e ultimo schema di code.org. Dopodiché ci sarà l'ultimo incontro, il decimo, nel quale riassumeremo e cercheremo di, di fare mente locale su tutti i concetti che abbiamo appreso lungo questo percorso. Grazie a tutti e arrivederci.